Guarda, la tua maschera è in funzione. Adesso ti voglio leggere una cosa che ho scritto. L'isolamento in una camera che non debba comunicare con l'esterno perché piena di un'atmosfera mortale, una camera quindi dove per sopravvivere è necessario portare una maschera. Ricorda molto le condizioni di vita dell'uomo contemporaneo. Di questi oggetti certo, non voglio disegnare. Certo, non si può riflettere su questo mitico uomo ad una dimensione senza dover purtroppo analizzare tutte le caratteristiche della nostra società industriale. Però una metafora efficace può essere molto suggestiva. Può chiarire anche conseguenze estreme di cui non si parli espressamente, che restino appunto implicite. Per esempio, il fatto di sapere di dover portare la maschera non dà un senso d'angoscia? L'introiezione di questi bisogni ossessivi e allucinatori non dà come risultato l'adattamento alla realtà, ma la mimesi, la massificazione, l'annullamento dell'individualità. L'individuo trasferisce il mondo esterno all'interno. Vi è una identificazione immediata dell'individuo nella società come un tutto identico. I bisogni per la sopravvivenza fisica sono risolti proprio dalla produzione industriale, che propone adesso come altrettanto necessari il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi, di consumare in accordo con i modelli pubblicitari che rendono appunto manifesti i desideri che ognuno può provare. Il cinema, radio, televisione, la stampa giornaliera, la pubblicità e qualunque altro buon servizio della produzione industriale non è più indirizzata verso differenti destinazioni. No, questa frase non è chiara. Il cinema, virgola, radio, virgola, scusami. Li ho già visti. Sono molto divertenti. Stasera me li vedo. In queste condizioni di uniformità, la vecchia alienazione diventa impossibile. Quando gli individui si identificano con l'esistenza che è loro imposta e trovano in essa compiacimento e soddisfazione, il soggetto dell'alienazione viene inghiottito dalla sua esistenza alienata. Sai, sono appunto.